Un bambino che legge sarà un adulto che pensa. Leggere fa bene allo spirito e alla mente, si aprono nuovi mondi e si accresce la propria cultura. Questo lo sa bene la provincia di Lecce, che ha ideato un'inedita 3 giorni, dal 24 al 26 maggio, dedicata al bambino e alla lettura. Si aprono le biblioteche di Lecce e dei comuni aderenti alla manifestazione della provincia, collaboratori, spettacoli teatrali e letture notturne. L'epicentro è sicuramente Palazzo dei Celestini, con una fiera dei libri per ragazzi divisi per argomento, ma anche teatro di molti spettacoli. Così come in ogni biblioteca della provincia che ha aderito al progetto ci saranno le notti bianche, quindi i bambini che durante la notte leggeranno i libri, parteciperanno a degli spettacoli. Uno spettacolo bellissimo, grazie al Comune di Lecce, al Teatro Romano. Ovviamente siamo ben lieti di partecipare, partecipiamo anche concretamente con questa manifestazione al Teatro Romano. Sono convinto che avrà il successo che merita, perché c'è un coinvolgimento, diciamo, delle associazioni in senso più ampio del termine. E poi io dico che gli uomini che leggono, le persone che leggono, sono persone migliori. Credo che sulla strada della cultura questo appuntamento dovrà segnare per il presente, nei prossimi giorni, e per il futuro una tappa importantissima, a coronamento di un discorso che vede rifiorire le biblioteche nella nostra provincia in maniera organica e rilanciarsi sul territorio nazionale.